buon pomeriggio. Noi rappresentiamo in questo momento particolare, mi rivolgo alla domanda non provocatoria ma giusta del moderatore, un tassello fondamentale per la ripresa. Non siamo il sindacato, abbiamo delle conoscenze, soprattutto delle potenzialità, a mio avviso ancora parzialmente inespresse, e quindi all'interno della società, veniva detto ieri dal dottor Terita, abbiamo una grande responsabilità, quella della rappresentanza e non della rappresentazione. E la rappresentanza in questa fase significa una tutela reale dei diritti dei cittadini, una tutela che parte soprattutto da un presupposto, che in termini non di metafora ma estremamente semplificativi pongono al centro un tema che solo in Italia rispetto all'Europa stiamo sviluppando con grande interesse, moderatore, quello della conciliazione paritetica. Cioè, in questo paese pieno di guelfi e ghibellini, di bianchi e di rossi, di neri e di altre colorazioni, il ruolo che può svolgere, e io dico che deve svolgere, il consumerismo e che possono svolgere le associazioni dei consumatori è un ruolo costruttivo e di proposta estremamente difficile, non diciamo, ma di grande rapporto innovativo. Si sostiene, lo diceva l'altra sera in un dibattito a cui ho partecipato il dottor Cipolletta, innovare è molto difficile e complesso, perché scardiniamo, l'innovazione scardina tutto un presupposto di abitudini, di consuetudini che hanno portato questo paese al limite della rottura e in termini economici e in termini sociali. Come associazione dei consumatori, quindi, e insieme alle aziende ma alle istituzioni, la platea che abbiamo di fronte, soprattutto il ruolo che abbiamo, è quello della vera rappresentanza degli interessi, dei bisogni, guardando anche oltre il contingente, e quindi dare risposte multilaterali senza pensare molto spesso, a volte succede in questo paese, alle rappresentazioni, a volte anche ridicole in sede istituzionale, ma che influenzano la sostanza delle scelte che questo paese fa o che non riesce a fare. Quindi è chiaro che il nostro presupposto in questa fase, soprattutto e soprattutto in questi giorni che vedranno lo svolgersi di momenti fortemente conflittuali riguardo all'iter della finanziaria, chiamiamola così, tenendo un termine tradizionale, o la legge di stabilità e tutto il resto, che presuppongono un rapporto conciliativo, ma al tempo stesso di grande lealtà e di realtà, che vede e nelle controparti imprenditoriali o nelle parti imprenditoriali, nelle varie istituzioni, ma soprattutto negli organi istituzionali che hanno responsabilità dirette, un modo d'approccio completamente diverso rispetto al passato. Io credo che il consumerismo italiano, soprattutto in questi ultimi anni, ha cambiato l'approccio e dobbiamo cambiarlo ulteriormente, perché altrimenti il dialogo rischia di essere metafora e non sostanza di questa realtà. Questo riguarda tutti i settori, dal settore terziario al settore del credito all'industria e soprattutto in alcuni temi centrali. Sentivamo adesso l'ultima la professoressa dell'Università di Catania: liberalizzazione come mediazione è indice, può essere indice di cambiamento e di miglioramento. Non sempre nel nostro paese è stato così ed è così, quindi è chiaro che dobbiamo non inventarci ma avere la forza e la capacità di trovare strumenti nuovi che permettano anche alla legislazione europea di aiutare la nostra legislazione. Se io penso al tetto quinto, che era stato pieno di aspettative in questo paese e che sta creando più problemi che soluzioni, indubbiamente sappiamo che a volte una buona idea, una buona premessa non sempre porta ad una realtà. Se penso al tema delicatissimo nel settore, per esempio, del terziario, che è una macchina occupazionale importantissima, noi siamo
il secondo e il terzo paese a livello europeo in termini di produzione industriale, di esportazione, eccetera. E in questi anni difficili di crisi, questo percorso ci ha aiutato, diciamo, non solo a sopravvivere, ma a qualificarci. Ma sappiamo che il terziario, meno il credito, con tutto quello che sta avvenendo in queste ore, rappresenta un bacino occupazionale importante, ma io dico, soprattutto in alcune aree del sud, è anche di etica e di garanzia, se utilizzato bene. Beh, noi dobbiamo, attraverso questo percorso innovativo, usare la forza della liberalizzazione in termini positivi, utilizzare le nostre peculiarità importanti in maniera diversa rispetto al passato. Chiudo perché altrimenti rischio di burocratizzarmi anch'io. Noi abbiamo delle forze, per esempio c'è questa leggenda metropolitana della presenza eccessiva degli operatori del pubblico nel nostro mercato e via di seguito, così non voglio banalizzare. Ma io parto da un presupposto. Un esempio unico, noi abbiamo le nostre forze dell'ordine, penso alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri attraverso la forza del NAS, che non solo riescono a coordinare quello che nella nostra realtà molto spesso è difficile, ma a colpire. Però anche qui è semplice, la legge dell'Europa ci dice tagliate, tagliate, tagliate. Ma per colpire la contraffazione, che è un male pesantissimo del nostro paese, per colpire l'evasione fiscale, per aiutare chi produce, per dare risposte oggettive, abbiamo solo quegli strumenti. Il NAS opera soltanto in questo paese con 1.000 persone. È una vergogna, sì, istituzionale. Questo è, io dico, è il presupposto per dire che questo paese ha grosse potenzialità. Qualche nemico di Albione si sta massacrando in questi giorni utilizzando magari fenomeni strani come la falsa liberalizzazione dell'Alitalia ed altre cose. Noi sappiamo che abbiamo una potenzialità e una qualità di esperienza fortissima. Siamo l'unico paese che è strutturato in modo tale con i NAS che colpisce la contraffazione a tutti i livelli, dal prodotto semplice all'alimentare, al food, eccetera, in maniera devastante, con poche persone. Questo significa qualità e professionalità. Utilizzo, non parlo e mi riferisco per esempio al caso Telecom, una potenzialità in nuce, ma soprattutto dimostrata negli anni passati, enorme. Mi riferisco alla comunità olivettiana, quando avevamo il monopolio della informatizzazione a livello mondiale, certo. Sono temi questi che noi dobbiamo ricordare, abbiamo il dovere di ricordare. Non possiamo cadere nel ridicolo della Germania Aberhalles o della finanziarizzazione esasperata dell'Inghilterra. Non dobbiamo manco cadere nel ridicolo delle false, dei falsi patriottismi. Però dobbiamo essere in grado e capaci, e quindi l'impegno del movimento consumeristico, a mio avviso, e anche della mia organizzazione è questo, di valorizzare quello di buono, e ce n'è tanto che il nostro paese è capace di esprimere. Ecco, credo, moderatore, questo contributo, credo, noi in questa fase, soprattutto di dibattito e di cambio di marcia, che il governo Letta sta cercando di fare, e che noi guardavamo con forte speranza, solo che vedremo un attimo dentro il dibattito istituzionale come si sviluppa, perché credo che questa è un'occasione di cambiamento che non si ripresenterà con gran facilità. E quindi è chiaro che anche come movimento consumeristico l'attenzione è massima e soprattutto vanno sollecitate queste realtà nuove per l'Italia, e mi fermo, come quelle delle autorità e del loro ruolo, che se utilizzate bene, e quindi non come metafora, ma come intervento reale, possono veramente cambiare e supportare il ruolo a volte insufficiente delle istituzioni. Partiamo da questi presupposti. Dobbiamo essere molto leali e realistici, perché l'obiettivo non è solo quello di uscire dalla crisi. Credo che in parte ci stiamo riuscendo, ma di creare un presupposto di paese vero e reale che le nostre professionalità hanno, e soprattutto in molti settori. Ecco, questo credo che non è l'augurio, ma è il segnale che credo che un movimento dei consumatori vogliamo mandare alle imprese, alle istituzioni, alle università.
alla realtà pubblica, che non è sempre no, ma ha tanti sì al proprio interno. E questa grande capacità delle nostre imprese nei vari settori, che indubbiamente va valorizzata e portata avanti. Grazie. Una domanda di Santini, se non sbaglio. Sì, più un intervento, breve, grazie. No, brevissimo. La domanda, ma più che altro l'affermazione, era quella, tanto è l'itinere, dottor Bertuzzella. Noi abbiamo fatto, quando il dottor Cavalli Gigli sosteneva questo fatto dell'enfasi nei confronti del dato della contraffazione da parte nostra, è perché abbiamo trovato un fortissimo riscontro delle nostre denunce rispetto al commercio telematico nell'autorità dell'antitrust, che in realtà in prodotti come quelli campioni nazionali, come Gucci, Luxottica, eccetera, ultimo non è nazionale, ma tipo Nike, hanno fatto e hanno avuto la capacità di far chiudere siti a livello internazionale che devastano la nostra capacità di inserirsi in questi mercati. E quindi ringraziando, perché poi c'è autorità che dialoga, autorità che non dialoga, il dottor Petruzzella, il signore non ha detto, ma noi abbiamo a volte difficoltà a rapportarci con altre autorità. E chiudo dicendo che troviamo anche, abbiamo trovato, e mi auguro sempre di più, un interlocutore nel Ministero dello Sviluppo che dialoga col Ministero del Lavoro su temi e recepimenti di direttive tipo quello della responsabilità sociale dell'impresa e del ruolo delle autorità in termini europei oltre che nazionali, che danno un'importanza, un riscontro alla situazione dei consumatori. Quindi credo, Vice Ministro, che questo dato del dialogo fra ministeri, ma soprattutto il ruolo del Ministero dello Sviluppo in affiancamento al rapporto con i consumatori, rappresenta in questa fase, diciamo all'inizio della riunione, di rilancio e di ripresa del Paese, un fatto fondamentale e un percorso importantissimo.